una bella e ventosa giornata d'inverno e l'acqua azzurra dei laghi di Avigliana brilla tra le montagne innevate. Questi due laghi, di origine glaciale, costituiscono, insieme alla vicina palude dei Mareschi, il parco naturale dei laghi di Avigliana, che fa parte dei parchi delle Alpi Cozie. Avvicinandoci alle sponde per conoscere meglio questo affascinante ambiente, ci imbattiamo subito nell'elegante Svasso Maggiore, uno degli abitanti più caratteristici di questi laghi, ma non certo l'unico. Infatti d'inverno sono presenti numerosi volatili, tra i quali le folaghe e varie specie di anatidi. Ecco invece il tuffetto, abilissimo nel nuotare sott'acqua alla ricerca di piccoli pesci ed invertebrati. I laghi rappresentano dunque un'importante area di svernamento per molti uccelli acquatici, alcuni dei quali piuttosto rari in Piemonte, come lo svasso collo rosso, è il gabbiano tridattilo. In queste immagini vediamo invece un falaropo becco largo, un'altra specie nordica, che a causa della sua rarità in Italia ha attirato l'interesse di molti appassionati di ornitologia. Sono passati un paio di mesi e l'inverno ha lasciato spazio all'inizio della primavera. Nei boschi intorno al lago sbocciano i primi fiori, mentre i nostri svassi hanno assunto il bel piumaggio nuziale e si dedicano alle parate per la formazione delle coppie. Anche nella vicina palude dei Mareschi la vita è in fermento. Come d'incanto, ai primi tepori primaverili, sono comparsi i rospi che si radunano per l'accoppiamento e per la deposizione dei caratteristici cordoni di uova nere, da cui nasceranno i girini. I maschi di rospo sono amanti talmente focosi che quando li abbiamo filmati sott'acqua, sono accorsi ad abbracciare anche la nostra telecamera. Nella palude sono presenti anche altri anfibi, più difficili da osservare, la rana dalmatina e il tritone crestato. Invece, nel bosco vicino al lago si può incontrare, nelle giornate umide, la salamandra pezzata. Questa specie non si riproduce nella palude, ma nelle vecchie pozze di risorgiva per l'irrigazione dei campi. I guardiaparco provvedono a ripulire queste piccole raccolte d'acqua dove si sviluppano le larve di salamandra, prima di giungere alla metamorfosi e all'inizio della vita terrestre. Il territorio del parco comprende anche le zone collinari intorno ai laghi,
dove si trovano interessanti testimonianze geologiche legate al grande ghiacciaio della Valle di Susa e suggestivi resti del castello di Avigliana. Ritorniamo sulle sponde dei laghi di Avigliana, dove troviamo gli svasti intenti alla costruzione del nido. Per la nidificazione, gli svasti prediligono il canneto, un ambiente molto importante dal punto di vista naturalistico e ben diffuso sulle sponde dei laghi di Avigliana e nella palude dei Mareschi. Nel canneto vivono molte specie interessanti, come il porciglione e la cannaiola verdognola, il cui nido non di rado viene parassitato dal cuculo, come vediamo in queste immagini. Il piccolo del cuculo ha cacciato fuori dal nido gli altri nidiacei ed ora viene nutrito dai genitori adottivi. Percorrendo le sponde dei laghi di Avigliana, in primavera, non è raro osservare piccoli di folaga, dal caratteristico capo rosso, e quelli del germano reale. Nel frattempo, sono nati anche i piccoli dello svasso, che hanno la curiosa abitudine di farsi trasportare sulla schiena dei genitori. L'abbondanza dell'avifauna del parco è garantita dalla ricchezza degli invertebrati e della vegetazione acquatica che costituisce la base della catena alimentare, nonché un importante fattore di biodiversità. Alcune specie presenti nel parco, come la farfalla licena dispar e il gambero di fiume, sono inserite nella direttiva europea Habitat in quanto minacciate. La bellezza del paesaggio lacustre richiama molti turisti provenienti specialmente dalla vicina città di Torino. Il Parco dei Laghi di Avigliana deve quindi affrontare il non facile compito di conciliare la fruizione con la protezione dell'ambiente, due aspetti sovente in contrasto tra di loro. Tra le azioni più importanti svolte dall'ente parco va segnalato l'emissario integrato, un ingegnoso sistema idraulico che senza l'utilizzo di pompe permette di portare in superficie e allontanare le acque del fondo, ricche di sostanze organiche. In tal modo si riduce l'eutrofizzazione e si migliora la qualità delle acque, cosa che ha contribuito a rendere balneabile il Lago Grande. Importante è anche il contributo dell'ente nella lotta biologica alle zanzare. Inoltre il parco è stato tra i primi in Italia a realizzare dei capanni di osservazione accessibili ai disabili motori.
Nel lago Grande si possono svolgere attività regolamentate di balneazione e nautiche, mentre in quello piccolo sono vietate in modo da favorire la tranquillità dell'avifauna e dell'ambiente. In entrambi i laghi è possibile praticare la pesca sportiva. Ritorniamo ora ai nostri svassi, che intanto sono cresciuti, come anche i piccoli di Folaga. Gli svassi adulti sono impegnati nel catturare i pesci con i quali nutrono la loro prole. Seguiamoli dunque sott'acqua per scoprire la biodiversità presente sotto la superficie dei laghi e dei canali. Scardole, alborelle e cavedani sono tra i pesci più diffusi, osservabili a volte in gruppi numerosi. Sono presenti anche specie di maggior pregio naturalistico, come il persico reale e il luccio, il più grande predatore autoctono che si riproduce nella palude dei mareschi. Purtroppo, nelle acque del parco vivono anche svariati pesci esotici, dal persico sole al pesce gatto al siluro. Le specie introdotte possono creare gravi problemi alle specie originarie, alterando gli equilibri ambientali e contribuendo alla diffusione di nuove patologie. E il problema non riguarda certamente solo i pesci, ma anche altri animali e molte specie vegetali. Nel parco dei laghi di Avigliana sono piuttosto numerosi sia il gambero della Louisiana, sia la testuggine delle guance rosse, che probabilmente entra in concorrenza con l'autoctona testuggine palustre. Quest'ultima specie, piuttosto rara in Piemonte, è presente nel parco con una piccola popolazione, monitorata con cura dei guardiaparco. I nostri svassi intanto hanno cambiato di abito, assumendo il dimesso piumaggio invernale, che conserveranno fino all'inizio della primavera. Quando rincomincerà il periodo riproduttivo per gli svassi, come per molti altri animali in questo ambiente così prezioso e così vicino ad aree densamente urbanizzate.